tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Crazy Adventure. Ragazzi, nell'ultimo video appunto siamo andati a esplorare la dimensione che non mi ricordo come si chiama. Abbiamo ottenuto dei banner, intanto qui sotto ci dovrebbe essere un tipo perché l'ho sentito prima, ma ok, eccolo qua, non so perché non lo vedevo. Ok, e ho ottenuto due banner nuovi che mi sembra di non aver mai avuto prima, quindi io l'appendo tipo qui e controllo effettivamente se li ho già avuti oppure no. Ma mi sembra che sono nuovi. Sì, ok, perfetto, sono nuovi. Perché un altro magari mi droppano i banner in questa dimensione qui, che appunto sono anche di qualche dimensione strana. Intanto mi è apparso per un millisecondo la barra di un boss, però non so quale sia e non voglio nemmeno ricercarlo, perché tanto sono cazzatine. Detto questo, nell'ultimo episodio, ok, perfetto, ho trovato le non mi ricordo come si chiamano, Gardensia Realmstone. E quindi ragazzi andremo in questa bellissima, no in verità non lo so se è bellissima, anche se un minimo l'ho vista e mi ispira, devo dire, dimensione, e proveremo a fare le belle cose. Oltretutto ragazzi vi ricordo che io ho la spada potentissima, quindi mettiamo la Realmstone qua dentro e osserviamo il portale. No, scherzo, entriamoci dai. Allora, è strana, a prima vista è strana, però prima di continuare si salva il waypoint, giustamente. Oggi Portal si chiamerà, rimaniamo sull'inglese classico. Comunque vediamo un pochettino cosa c'è qui, allora. Intanto è veramente la dimensione tipo quella... Ma cosa sono? Canne da zucchero? No, ok, è veramente la dimensione tipo dei fiori, si può benissimo vedere, anche se effettivamente, cioè sì, ok, è una pixel art di un fiore questa qui, non è che sia proprio un vero e proprio fiore, però... Vabbè dai, noi ci accontentiamo, non ci interessa. E in questa dimensione qui io devo uccidere mob, perché so già come praticamente devo far spawnare il boss. E praticamente devo raccogliere, in poche parole, ve lo spiego subito, dei petali che ci vengono droppati appunto, non sono questi qua, da alcuni mob. Il fatto è che io prima di tutto non so quali mob, quindi andrò parecchio a caso. E seconda cosa, devo trovare un coso che appunto è questo, tra l'altro, che mi dà delle Realmstone. Di preciso me ne dà due differenti. Quindi ogni volta che lo vedo, tipo, proverò a ucciderlo e spero mi droppi qualcosa. Intanto già otteniamo un nuovo banner. Sì, il Rosidian Banner. Ok, io vado subito a cercare qualche struttura e intanto... No, ok, questi qui, che poi mi ricordo una percentuale un po' più alta. Siccome non mi ha droppato nulla, mi sa che hanno una percentuale veramente schifosa di drop. Quindi mi sa che mi toccherà fare le solite stragi, dove io sto tipo mezz'ora a picchiarli e non mi danno mai nulla. Oltretutto, visto che guardate qua quante gemme abbiamo già trovato, beh, questa è una cosa, devo dire, molto buona. Stiamo farmando gemme veramente, veramente easy, quindi ci sta tantissimo. Comunque, vabbè, io vado a cercare qualche struttura interessante. Questa qui, se non sbaglio, dovrebbe essere quella dove c'è il coso che scambia le robe. Non ne sono sicurissimo, è stato... Oddio, cado. È stato un bene averla trovata, però io non ho ancora robe da scambiare, quindi per il momento sì, ok, questa qui non mi serve a un granché. Intanto vediamo cos'è che ci offre. Robe che non posso nemmeno permettermene una, perché ne ho soltanto 6, quindi vabbè. In teoria non c'è nemmeno bisogno di salvarlo, perché dovrei vederlo che tipo si trova qui. E comunque vi dico subito che è veramente difficile distinguere i fiori dalle strutture, perché ecco, vabbè, qui ok, vabbè, c'ero, ho visto questa montagna qui, ho detto boh, è ovvio. Però veramente sulla minimappa io non so se ho già trovato qualche struttura oppure no, perché non si riescono a distinguere. Cioè veramente questa chiazza qui, per esempio, cos'è, una struttura? No, sono dei fiori messi a caso, cioè what? Non si capisce nulla. Intanto qui forse c'è qualcosa che non abbiamo ancora trovato, quindi proviamo a uccidere tipo questo cui mi riferisco io. E invece no, l'abbiamo già ucciso, però sembra pieno di mob. Forse dovrei rimanere invece di esplorare un attimo FK a tipo ucciderli tutti così di cattiveria. Il problema è che veramente ci sono un bel po' di strutture qui. E oddio, ma ce n'era una qui, ma come ne racco... Ma no ragazzi, io non ci credo. Cioè veramente mi sono fermato qui totalmente a casa e c'era una struttura, vabbè. È uno spawner e gli spawner fanno spawnare, mi sembra, appunto le cose che servono a me. Ora non so in preciso, in questo caso qui, se dalle cose che mi interessano. Ok, sì, mi ha dato un petalo. Vediamo se con questo petalo... Ah no, ci posso fare un tablet e dei semi. E allora forse non è il petalo che mi serve, ok, ho visto velocemente e confermo che quel petalo lì è uno di quelli che non mi servono a nulla, direi, però è di dubbio utilizzo. Forse, oddio, questa roba, il tablet, forse è utile, non ne sono sicurissimo, quindi lo metto subito qua al sicuro perché non si sa mai. Però, ripeto, non è uno di quelli che mi interessano, quindi vorrei benissimo evitare di prenderlo. A me quelli che mi interessano iniziano con small e poi c'è il nome del petalo. E ovviamente questo coso qui che lo può droppare, cavolo, dammeli. Che poi lui, ragazzi, veramente devo farmare tantissimo, perché mi droppa ben 2 Realmstone, quindi devo ucciderne una caterbata per ottenerle tutte. E non so, io comincio già a fare missioni della croce, però
non demordo e ci tento fino all'ultimo. Intanto voglio trovare le strutture e io qui non riesco a non ucciderli, quindi vado a fare un po' di stermini. E ripeto, meno male che c'ho veramente questa spada qui, ragazzi, che guardate quanto fa di danno. Io di ora non sto nemmeno facendo molto perché ho visto che fa 60 e robe simili, però che comunque cavolo è già tanto, eh. Però in teoria dovrebbe fare ogni tanto anche il centone. Ecco, tipo qua ha fatto un bel 90. Ci stava, ragazzi, ci stava solamente. Poi ho detto, tipo, questo cos'è? Un broccolo, una carota c'era. Ma che robe ci stanno qui in questa dimensione? Però nulla di interessante, uccidiamo anche te e poi torniamo a esplorare il mondo. Allora, ho appena visto due cose. Allora, intanto qui c'è un coso nero che, oh mio Dio, e poi ho scoperto che c'è un fiorellino che tipo dovrebbe essere fatto come questo, ok? È in teoria un dungeon e tipo era stramimetizzato, quindi sto andando a controllare ma non ne sono sicuro. Quindi vediamo un attimo. Sì, esatto, sotto ci sono gli spawner. Spawner di sinceramente non so cosa, forse questi robi bianchi qui. Livello 34, ma che sei impazzito? Però questi qui sono quelli che mi servono oppure no? E questa è la domanda. Ok, no, perfetto. Le margheritone non hanno nulla che mi interessa. Da quel che ho visto droppano soltanto gli smeraldi. E a me gli smeraldi, beh, non mi interessano. Alla fine hanno il valore di un diamante, quindi non ci faccio assolutamente nulla. Mentre mi servono quelle che invece del petalo bianco hanno il petalo rosa. Quelle lì che poi sono tipo specie di piante carnivore. Quelle mi interessano. Vabbè, comunque andiamo da questa parte qui. Che in teoria questo qui è lo spawner del boss, se non ho capito male. E non capisco cosa sia quel coso nero che è in cima. Cos'è? Sembra un Pokémon? Forse ci sono un po' troppo fissato ultimamente. Però no, veramente, cioè dovrebbe essere un fiore, ovviamente, cioè non lo sto mettendo in dubbio. Però è strano. E come funziona? Cioè c'è un fiore vuoto e c'è un'entrata, è un dungeon o è soltanto un... No, è un coso, cioè... È un coso buttato così e non capisco veramente l'utilizzo. Cioè, ok, io so che qua spawna il boss. Cioè, devo far spawnare il boss, ma... Non ha un blocco centrale, una runa... Vabbè, nemmeno mi interessa perché sinceramente i pezzi non ce li ho, ragazzi, non ce li ho. Quindi magari dovrei andarli a farmare, non sarebbe una cosa malaccio, eh. Però il fatto è che già di questi cosettini qui ce ne sono pochi. Poi se quei pochi che ci sono non mi droppano nulla... Oddio, ma l'acqua... L'acqua fa molto male qui... Cioè, non è che soffoco, cioè, è come se soffocassi subito appena entro. Strana, poi in effetti sembra abbastanza marcia, anche detto proprio sinceramente, eh. Comunque, ragazzi, vi illustro la mia missione qual è. Allora, io devo uccidere praticamente tutti i mob che vedete qui. Nel senso, allora, mi serve questo qui per non mi ricordo che petalo. Le pannocchie devo uccidere, che mi droppano un petalo molto interessante. Le carote, sinceramente, non mi servono a nulla. E poi anche, oddio, meno male. Realm Stone! Però non so se sono quelle che mi interessano oppure no. Ok, un petalo, avete visto? Mi ha dato un petalo questo coso qui. E ora, e anche questi qua, praticamente, che penso siano tipo... Le specie, almeno sembrano dei girasoli venuti male, un po' carnivori. E quelli là è un girasole. Sì, quello là è un girasole gigante, è vero. Però questi qui, ecco, non lo so. Comunque, ragazzi, controlliamo un attimo cosa mi ha dato. Allora, innanzitutto c'è il petalo, che sono i petali che servono a me. Poi c'è questo qui che, vediamo cosa ci si può fare. Nulla, ma non mi interessa, appunto. Il petalo... No, non ci credo, mi ha dato il petalo che non mi serve. A me non serve quel petalo lì. Poi il Vox, che è una dimensione che, vabbè, nuova comunque, che bisognerà andare a esplorare. I cosi di copper li salvo qui e quindi, no, alla fine non mi hanno dato nulla. Però, insomma, devo uccidere questi per farvi capire. E ne devo uccidere quattro in particolare. Voi ora ne avete fatti vedere tre. Il quarto che devo uccidere è quello che vi ho fatto vedere prima dello spawner. Non quello di Margherita che ho detto che non serviva, ma quell'altro che si era trovato all'inizio, che ho detto, oh, ma che cosa, ci sono capitato a caso. E esatto, quello lì, devo ritornarci e spunchillarli di cattiveria fino a che non mi droppano le cose che mi interessano. Magari mi metto a cercarlo, ecco. E qua, aspettate che mi ha dato un petalo. Che sia quello che mi serve o quello che non mi serve, io non lo so, quindi prendiamo subito. Ho visto anche un'arma per terra, me l'ha appena droppata. Ok, il petalo è quello che non mi serve. E l'arma, controlliamo un attimo, cos'è? Uno spara carote, mi sembra di aver letto. Vediamo un attimo, perché ho letto carrot. Allora, intanto il petalo, io lo metto sempre a questa parte qui, però alla fine mi sa che non mi serve a nulla. E c'ho ancora quest'arma qui, madonna, perché ce l'ho ancora? Vabbè, comunque, buttiamola via, proviamo un attimo questo. 24 di range damage, spara veramente lento. E io penso di non avere, ecco, non ho le sue munizioni, quindi nulla. Si butta qua dentro, si proverà magari un giorno insieme alle altre armi che avevo messo da parte. Comunque, interessante, ricevere un'arma così è abbastanza buono. Il fatto è che non volevo l'arma, io volevo il petalo. Ho notato qua una roba un po' strana. Penso che sia l'ultimo dungeon che non abbiamo trovato. E l'ho visto totalmente a caso. Sì, ok, perfetto, è una struttura. Quindi magari andiamola a esplorare. Poi magari i petali si cercano nel prossimo episodio o magari li cerco off camera.
Intanto, ok, perfetto, c'era un coso qua dietro e sento dei rumori strani appena entro. Di più nemmeno mi piacciono. Questa è l'acqua quella. No, questa è acqua normale. Ok, no. Ok, questo qui è un dungeon, ragazzi. Non mi servono i mob che stanno qua dentro. Sinceramente speravo di poterli affrontare, invece purtroppo non posso. E mi stanno anche facendo parecchio male perché il veleno, vi ricordo che mi tira verso il basso. Quindi proprio devo scappare. Ah no, è vero, così posso scappare in effetti, perfetto. Però che cavolo, sono sempre di livello troppo basso per affrontare chiunque. Quanto mi dura ancora? Ok, è finito. E però appare lui, ok. Realmstone. Vox, sono quelle di prima. Sì, ok, me le hai già droppate, non ne voglio ancora. Ok, ho ritrovato lo spawner, quindi in teoria a me basterebbe rimanere qui e sicuro al 100% un petalo lo ottengo. Quindi boh, cerco di ottenere perlomeno il primo petalo e poi si vede di ottenere gli altri prossimamente, dai. Ok, sono subito spawnati così, ti prego, datemi subito qualcosa. E aspettiamo, vediamo un attimo cosa mi ha dato. No, mi ha dato questa roba qui, però questa roba qui sono... Non ci faccio nulla, non è quello che mi serve. Perché non mi dai ciò che mi serve? Non ti ho chiesto chissà che cosa. Dai, hai... Ovviamente, ragazzi, come al solito, la percentuale, come praticamente tutte le cose, è del 2,5%. Però veramente, dai, non è che possono stare qui ora a tenermi 20 anni, perché io ci smatto, ve lo dico subito. E poi nemmeno mi stanno attaccando, ma cosa stanno a fa'? Non mi attaccano sti robi. Rimangono qui, fermi, non fanno nulla. No, non mi sta attaccando assolutamente. Fa soltanto rumore, fa casino. Il tipo, ehi, ci sono, uccidimi. Ok, io ti uccido, però poi non mi dai nulla. Quindi, ok. Ok, stavo uccidendo praticamente questi cosettini qui. Quando a un certo punto mi si è avvicinato un pannocchione. Ma non di quelli che dicevo che davano i petali. Quelli tipo che pensavo fossero inutili. E mi ha droppato questa roba. Che sembra la K, però tipo con uno spunzone sopra. Con degli spunzoni sopra. E sembra... buona, però il fatto è che non spara. E non capisco il perché. Forse vuole delle munizioni strane. Tanto uccidiamo questi cosettini qui schifosi. E veramente, che munizioni usa? Scusatemi. Ah, consuma i seed. Sì, vabbè, ora devo mettermi a farmare i semi. Oddio, ok, perfetto. Me l'ha droppato in questo momento, ragazzi. Per fortuna in video, perché poi magari c'è qualcuno che non ci crede. E ok, ma che spinta mi ha dato il broccolo? Ma che sei impazzito, broccolone, oh. Ma mi ha dato una spinta, ma non mi ha buttato via. Ok, quindi il petalo lo si mette al sicuro qua dentro. E questa roba qui, io... Speed... Ok, dice che consuma i seed. I seed penso siano i seed quelli normali di Minecraft. Non penso vada a dire qualcos'altro, perché sennò ci sarebbe venuto scritto. E poco importa, non posso utilizzare. In effetti ha senso che un'arma trovata in una dimensione così spari semi. Però strano, cioè, peccato soprattutto, perché se sparava questi cosettini qui, tutto sommato la poteva anche tenere e utilizzarla, così forse forse no. Comunque detto questo, spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto, nel prossimo episodio cercherò di far spawnare il boss. Comunque, ciao a tutti.